Quella che è stata molto probabilmente la miglior Taros Spezia di questa stagione cestistica finora è protagonista a metà settimana di un vero e proprio exploit nel recupero della seconda giornata del girone di ritorno della Serie C Gold Toscana che l'ha vista opposta al Palasprint Spezzino ad una delle due capolista, una delle due squadre di Montecatini Terme, cioè la Gema che è stata letteralmente travolta alla Spezia con un distacco di quasi 20 punti, 91-72, infatti il risultato finale a favore dei bianconeri Spezzini che peraltro mancavano dell'ala guardia Alessio Bolis lasciato precauzionalmente in panchina. Gran mattatore della serata, l'ala centro Andrea Vignali, che verso la fine ha pure dedicato questa tripla al presidente Danilo Caluri. E per la serie una Montecatini tira l'altra, adesso visita degli sprugolini all'altra capolista, l'Erons Montecatini Terme, che già ha vinto nel turno d'andata al Palasprint. Ora si gioca là, inoltre la Erons è la vera prima in classifica in quanto in confronto alla Gema Montecatini ha un miglior quoziente punti e ha giocato una partita di meno, ma se gli sprugolini ripetono la prestazione appena sfoderata, chissà. Sicuramente dopo una partita del genere, come ho detto ai ragazzi nello spogliatoio, un allenatore può essere solo orgoglioso dei propri giocatori. Abbiamo fatto una partita super, stasera abbiamo messo dentro voglia, intensità e anche qualità. Soprattutto in alcuni giocatori stasera sono stati qualitativamente molto 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 impegnati. Molto nella partita, ecco. Sicuramente andremo a Montecatini a vendere cara la pelle, come abbiamo fatto questa sera, e ogni risultato è fattibile, cioè come abbiamo dimostrato stasera.